Anche quest'anno questo bello spettacolo di tante bambine e tanti bambini che si rendono protagonisti nel rendere più bella un'altra zona della città, più verde un'altra zona della città. È un terreno incolto, questo del quartiere di San Bartolomeo Nuovo, che attraverso anche l'azione di questi bambini si trasformerà in un nuovo giardino con una radura nella quale poter passare il tempo per i bambini, per i giochi dei bambini, per il tempo libero degli anziani, per i cittadini. È una festa questa degli alberi che è entrata nella tradizione della nostra città, molto ben accolta e che vede molto entusiasmo. Mi sento di ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti che stanno facendo davvero un bel lavoro sui bambini, di educazione a una sensibilità verso l'ambiente, a un amore per il verde che è utilissimo per il futuro della nostra città. Vorrei ringraziare anche Forestas che anche quest'anno ci ha regalato le piantine che ora stiamo sistemando in quest'area e voglio ringraziare i nostri partner tradizionali che sono Legambiente Sardegna e l'Ordine degli Agronomi e Forestali che sta dando una mano veramente eccezionale. Allora, siamo contentissimi, c'è un'aria di gioia e di festa, si respira. Stare vicino ai bambini e fargli vedere le piantine, dargli il loro nome, responsabilizzarli è veramente una cosa importante e loro ogni volta ti regalano una gioia immensa. Siamo geneticamente legati alla festa dell'albero, anche perché molti fondatori di Legambiente Sardegna sono forestali, quindi hanno questo legame profondo con il mondo delle piante e con gli alberelli. E quindi non solo partecipiamo, ma diamo assistenza tecnica e quindi aiutiamo affinché queste piantine non solo vengano messe a dimora, ma abbiano un avvenire, abbiano quindi un successo e possano contribuire ad arricchire il verde di Cagliari. E per la cronaca, buona parte del verde dei colli di Cagliari è frutto della festa degli alberi, quindi non è solo questa una operazione simbolica, no, è una giornata così, diciamo, soltanto di festeggiamento formale, ma è proprio un contributo concreto, visibile al rimboschimento delle nostre aree verdi di Cagliari.